L'uomo che vedete nei panni di giornalista sportivo è Jackie Durand, il ciclista più fortunato della storia, tanto che i tifosi lo chiamavano Jackie il filibustiere. Volete sapere perché? Se volete essere fortunati come Jackie nella fine del 2022, allora mettete like al video e che lo spettacolo abbia inizio. Jackie Durand era un vero e proprio guerriero del gruppo. Era un buon corridore, la cui determinazione e duro lavoro, viste le numerose fughe anche in corse di un giorno, compensavano la sua mancanza di qualità come ciclista. Il due volte campione francese e vincitore di 3 tappe al Tour de France, nel quale è salito sul podio, è stato così fortunato che riuscì anche ad evitare di essere investito sulla strada. La sua fortuna è iniziata nel 1992, quando era una giovane promessa del team Castorama. Nell'aprile del 1992 si corre il Giro delle Fiandre, classica monumento alla quale Durand è stato di fatto obbligato a partecipare, dato che il suo direttore, Bernard Clifin, lo ha aggiunto all'ultimo momento. Jacques si è infilato nella fuga di giornata quasi all'inizio, insieme ad altri corridori di qualità inferiore come Roland, Mewisch e al combattivo svizzero Thomas Wegmüller della Lotus Festina. I favoriti per quella corsa erano le leggende delle classiche del nord come l'italiano Maurizio Fondirest, il campione uscente Edwin van Hooydonk o il belga Joan Moussier. Ma in quell'edizione decisero di dare un enorme vantaggio ai fuggitivi, poiché non erano eccessivamente pericolosi, lasciandoli andare anche a oltre 20 minuti di vantaggio. Al momento clou si è aperta la bagarre tra i più forti. Fondirest attaccò, trovandosi però troppo lontano dagli uomini di fuga per poterli impensierire. E così, sul muro di Grandmont, Wegmüller decise di attaccare, scatenandosi e pedalando con tutte le sue forze, e solo Durand riuscì a tenerlo a bada, seppur con molta difficoltà. Poi, all'ultima salita, il Bosberg, Jackie attaccò, cercando di sorprendere, per poi in realtà scoprire che la fortuna lo stava già assistendo, perché Wegmüller non aveva più gambe. Quindi si poté involare in solitaria, mentre il leggendario Eddie Merckx gli diceva che sì, il suo nome era ufficialmente nella storia di questo monumento del ciclismo. Dudu arrivò con le braccia in aria, mentre la folla sussultava per lo stupore, senza sapere chi fosse il corridore che aveva appena vinto la sua gara più importante. Nasce così la leggenda di Jackie de Potras. Luglio 1995. 3 anni dopo, Jackie partecipò al Tour de France, senza alcuna ambizione se non quella di vincere una tappa. Nel prologo, una brevissima cronometro di 7 km a Saint-Brieuc, il corridore della Castorama è tra i primi a scendere in strada, sfrutta il suo potenziale e ottiene il miglior tempo provvisorio, finché, tutto ad un tratto, inizia a piovere. Una pioggia estrema che ha colpito il 95% del gruppo e che non si è fermata durante le 3 ore di gara. Le condizioni erano così avverse che persino Miguel Indurain è partito con la sua bici convenzionale, preferendo di non usare la sua bici da crono. Tra i favoriti, l'unico deciso a rischiare per battere il tempo di Durant è stato il britannico Chris Boardman, che, dopo aver superato Jackie di 2 secondi al punto intermedio, cade, come non poteva essere altrimenti, infortunandosi e dovendo abbandonare il Tour de France. E così, ore dopo, Jackie fa bottino pieno, vincendo la tappa e indossando la maglia gialla, senza nemmeno aspettarselo. Il nostro eroe, infatti, si presentò alla premiazione in tuta e pantaloni lunghi. Grandi nomi come Abraham Molano o Gianni Bugno non hanno mai potuto indossare la maglia gialla. Jackie, sì. Ma la leggenda continua. Nel maggio del 1996, Durand risulta positivo al nandrolone e viene bandito per 8 mesi. Tuttavia, riesce a trovare una squadra per le 2 stagioni successive, niente meno che il casinò di Rodolfo Massi e Alexandre Vinokourov, la squadra ideale per un ciclista come lui, che come tutti i membri di quel magico team è riuscito a volare nel 1998. Durand ottenne nuovamente la sua terza vittoria al Tour de France, in fuga,
superando anche il suo avversario più temibile, il test antidoping. 15 anni dopo abbiamo però saputo che era risultato positivo all'EPO in quell'edizione, ma il fortunato Potra fu fortunato, perché ai quei tempi non era rilevabile. Inoltre il suo trionfo è avvenuto prima degli spettacoli offerti dal narcosferico Rodolfo Massi, quindi nessuno ha messo in discussione la sua immagine a quei tempi. Ma dopo l'ultimo posto al Tour del 99, per l'allora corridore della Lotto arrivò un altro colpo di fortuna. Nella Vuelta di settembre gli successe la stessa cosa del Tour del 1995. È partito nel prologo con i primi e la maggior parte dei corridori è stata esclusa per pioggia. In questa occasione fu superato dallo spagnolo Igor González de Galdeano, ma già chi sapeva che avrebbe avuto un'altra occasione. Il giorno dopo fuggì con lo spagnolo García Calvo e Duran lo convinse a lasciarlo passare per primo sui traguardi volanti, che davano bonus sotto forma di secondi. Jackie fu persuasivo, ma ebbe la fortuna di trovare un rivale gentile che glielo aveva permesso. Il risultato, come potete vedere, è stato che Jackie il Pony ha vestito di nuovo i panni del leader in un grande giro. Primo posto che ha tenuto per 2 giorni fino all'arrivo delle prime difficoltà, che il francese non è riuscito a superare. Come se non bastasse, nonostante sia stato beccato 3 volte per doping nella sua carriera, una volta appesa la bici al chiodo, nel 2004, Jackie Durand ha ottenuto un lavoro come commentatore per Eurosport, con il quale si mantiene. Quindi, se vi chiedete perché il mondo è così ingiusto, ricordatevi questo video e pensate al grande Jackie Durand. Spero che questa storia vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me raccontarla. E ci risentiremo per la prossima.